Todis, buongiorno, convenienza, frutta e verdura fresche garantite da consegne quotidiane, carni fresche controllate di qualità, pane fresco ogni giorno, prodotti biologici, salutistici e senza glutine. Al Todis trovi qualità, bontà, sicurezza e convenienza. Sui nostri prodotti facciamo centinaia di controlli all'anno. Todis, buongiorno, convenienza. Un nubifragio si sta abbattendo a Civitavecchia in queste ore, creando diversi problemi, in particolare ad essere colpita in modo veramente violento è la zona sud, dove si registrano allagamenti nella zona di San Gordiano, in particolare al ponte che si trova vicino al ristorante L'Ideale sull'Aurelia, completamente allagata, con le auto costrette a viaggiare a passo d'uomo. Altre sono rimaste bloccate e sono ferme con le quattro frecce in mezzo all'acqua. Situazione difficile anche al Casaletto Rosso, dove il fosso non è riuscito a contenere le abbondanti precipitazioni ed ha esondato. Le immagini parlano da sole. Strada del Casaletto Rosso, intersezione via delle More. Il fosso è letteralmente esondato in più punti. Completamente impossibile percorrere in queste condizioni. Come potete vedere, c'è qualche macchina che si è avventurata poco fa, ma la situazione è davvero drammatica. Il fosso è senz'altro esondato in più punti e sta portando via la strada. La frazione, che conta alcune centinaia di abitanti, potrebbe restare a questo punto isolata. Alcune persone stanno cercando di raggiungere le case per mettere in salvo i parenti, mentre le macchine si sono fermate lungo il ciglio della strada. La situazione sta peggiorando molto rapidamente. C'è un pezzo di Civitavecchia nel cosiddetto modello Sicilia, ovvero nel modo col quale l'isola si sta approcciando alla cosiddetta transizione energetica, in particolare nella velocità che sta caratterizzando l'iter riguardante l'eolico offshore. Proprio oggi a Palermo si svolge un convegno internazionale che vede tra i relatori due civitavecchiesi. Gli organi di informazione dell'isola lo hanno già ribattezzato modello Sicilia. Si tratta dell'approccio sicuramente innovativo ed incisivo che la regione siciliana sta avendo nel contesto della produzione di energie rinnovabili e nella realizzazione di impianti eolici offshore in particolare. Anche alla luce di quanto già anticipato dal Ministro per l'Ambiente e per la Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, la Sicilia ha già ottenuto finanziamenti pubblici per adeguare il porto di Augusta in funzione dell'eolico offshore. Il progetto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale è stato infatti accolto. Ma anche dall'altro lato del triangolo siciliano si lavora alacremente in funzione di una progettualità che vede al centro l'offshore. Proprio oggi a Palermo è in programma la conferenza Offshore Wind Revolution, che vedrà la partecipazione di relatori provenienti da tutta Europa e in particolare dai paesi che hanno già sviluppato la nuova forma di produzione di energia. Ed è sta impressione che nella brochure del convegno spicchino i nomi di Luca Lupi, segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Occidentale, e di Calogero Burgio, direttore generale del Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana. Insomma, la Trinacria, anche
grazie al contributo dei civitavecchesi o di chi si è formato professionalmente in città, sembra essere in pole position per quanto riguarda l'apertura al mondo della nuova produzione energetica. La sensazione è che ciò stia avvenendo grazie soprattutto ad un'azione sinergica efficace, ad un gioco di squadra che ha visto assieme tutte le componenti della regione, da quelle che fanno capo a istituzioni ed enti del territorio a quelle del mondo del lavoro. Una unità che, sinceramente, da queste parti finora non si è vista. Enrico Luciani è il nuovo segretario del PD di Civitavecchia. La nomina è arrivata al termine di un'iniziativa che ha visto un'importante partecipazione di iscritti, simpatizzanti, membri del direttivo e diversi esponenti dell'amministrazione comunale. Luciani, leader storico dei Portuali, consigliere regionale per 2 legislature, assessore a Palazzo del Pincio, ha voluto ringraziare il segretario uscente Piero Alessi per il lavoro svolto, sottolineando la sua capacità di dialogo e sintesi. Ha inoltre ribadito l'impegno affinché il PD continui ad essere una forza politica all'ascolto della città e dei suoi cittadini, senza mai perdere di vista i valori fondanti della sinistra. Il nuovo segretario cittadino Dem ha aggiunto che essere di sinistra significa guardare il mondo con gli occhi di chi sta peggio e, partendo da quella prospettiva, lavorare per migliorarlo. Ha poi espresso apprezzamento per il lavoro condotto dalla nuova amministrazione comunale, sottolineando che la nuova giunta sta seguendo una linea che il Partito Democratico condivide, ovvero quella di mettersi dalla parte degli ultimi, di essere concreta e non cadere nelle provocazioni e nelle lotte nel fango che, a suo giudizio, una parte dell'opposizione sta cercando di alimentare. L'associazione Civitavecchia Cesi unisce alle tante disapprovazioni espresse sui social e non solo rispetto alla decisione di installare un busto di Leo Amici all'interno del Parco Spigarelli, del quale chiede la rimozione. Per l'associazione si tratta anche di un segno di rispetto dei tanti concittadini defunti, ai quali, pur meritevoli, non è stato concesso nessun eguale o simile riconoscimento. A tal proposito, secondo Civitavecchia Cesi, ad evitare qualsiasi dubbio le intestazioni in generale, quali monumenti, busti, strade, statue, impianti sportivi e non, o qualsiasi altra cosa che rimanga nella storia della nostra città, dovrebbero essere valutate da una costituenda commissione composta da storici, giornalisti e altri autorevoli membri della comunità cittadina prima di essere affidata alla giusta decisione politica, fermo restando il fatto che ad evitare situazioni emozionali ci sia una duratura pausa dal decesso all'inizio della procedura di intitolazione. Durante l'assemblea ANCI del Lazio, tenutasi presso il complesso museale di San Salvatore in Lauro a Roma, la consigliera comunale di AVS Valentina Di Gennaro è stata eletta componente del consiglio regionale. Di Gennaro si è dichiarata orgogliosa del ruolo attribuitole e ha assicurato il suo impegno per continuare a sostenere i comuni, in particolare quello di Civitavecchia, assicurando un sostegno agli amministratori locali nelle loro sfide quotidiane. L'ANCI, l'associazione che riunisce gli amministratori dei comuni italiani, nel corso degli anni ha saputo interpretare, qualche volta anticipato, i mutamenti socio-economici, politici e culturali che hanno contribuito all'innovazione del mondo delle autonomie locali, sempre accompagnata dalla consapevolezza che rappresentare i comuni significa farsi carico di necessità e istanze dei cittadini stessi. Doppio appuntamento nel fine settimana per le giornate di archeologia ritrovata. Domani dalle 10 alle 12 la sezione Ulpia del GAR ha organizzato una pulizia volontaria della necropoli della Mattonara e Buca di Nerone in collaborazione con Plastic Free. Domenica dalle 10 è in programma una visita a Cencelle con la professoressa Giorgia Annosch, archeologa che si occupa dello scavo per l'Università La Sapienza, organizzata dall'Eo Club Civitavecchia Santa Marinella. Le interviste. Barbara De Paulis, doppio appuntamento organizzato dal GAR, un fine settimana impegnativo. Che fate? Abbiamo 2 appuntamenti, uno che è stato rimandato a causa del maltempo l'altra settimana, con Plastic Free, una pulizia della Mattonara, e con il Leo Club, una visita a Cencelle. Si parte sabato quindi con l'opera di pulizia della Mattonara, con l'evento Plastic Free. Esatto, alle 10 vi aspettiamo, insomma, chi vuole partecipare. Plastic Free probabilmente la conoscete, è un'associazione, diciamo, una onlus nazionale molto grande, ad oggi siamo 1107 referenti e su tutto il territorio nazionale, quindi siamo in tantissimi. Io sono appunto Eleonora, referente Plastic Free di Civitavecchia, e questo sabato andremo a pulire appunto la necropoli della Mattonara
e non so, appunto, noi facciamo tantissime altre attività, oltre appunto i clean up. Sicuramente il clean up è l'attività principale per la quale noi siamo conosciuti, però abbiamo tantissime altre attività, come anche protocolli d'intesa con il comune, partnership con le aziende private, sensibilizzazione nelle scuole e quant'altro. Per quanto riguarda sabato, cercate di ripulire un posto molto bello, peraltro. Esatto, un posto, diciamo, che ha una storia archeologica molto importante, ma che purtroppo quando siamo andati a fare il sopralluogo è ridotto alquanto male, sia dovuto all'inciviltà proprio dei cittadini, ma anche dal ruolo che ha il mare, perché essendo situato appunto sulla costa, il mare di per sé è proprio un trasportatore naturale di plastica e rifiuti vari, quindi insomma vi aspettiamo. Come è organizzata invece la giornata di domenica? Allora, domenica, in collaborazione appunto con il GAR, il club di cui sono presidente, il club Civitavecchia, abbiamo organizzato appunto questa visita presso la città alto medievale di Cencelle. La visita inizierà alle ore 10, il luogo di incontro è appunto al Borgo della Farnesiana, in collaborazione con il GAR, e a farci da cicerone sarà la professoressa Giorgia Veniannoscia, professoressa docente universitaria dell'Università degli Studi di Roma, e niente, ci guiderà in questo sito che è uno dei fiori all'occhiello della nostra città, e appunto l'obiettivo che ci siamo preposti come Leo Club e come GAR è appunto dare luce e sensibilizzare su questo sito archeologico, che non è nient'altro che un antico parente della città attuale di Civitavecchia. Barbara De Paolis, torno da te, come si partecipa a questi due appuntamenti? Semplicemente presentandosi lì. Allora, quello di sabato basta venire al parcheggio davanti alla mattonara. Invece per domenica, se volete prenotare, così sappiamo pure quante persone vengono, nella locandina che abbiamo, insomma, che il Leo ha fornito, ci sono tutti i riferimenti. La sceneggiatrice civitavecchese Roberta Asciuto è l'autrice della sceneggiatura del remake di Happy Clown, il film che nel 2018 ottenne proiezioni sold out nei cinema della Romagna. Asciuto, già vincitrice di premi come il Best Pitch and Original Subject al Biografilm Festival, sta lavorando alla riscrittura di Happy Clown, un progetto che si ispira a fatti di cronaca nera realmente accaduti in Italia negli ultimi 50 anni, come il massacro del Circeo e altre vicende di violenza e brutalità. Il film affronterà temi di forte denuncia sociale, esplorando il degrado morale e la violenza nascosta che affliggono la nostra città. Le riprese sono previste per il 2025 e il team di produzione è attualmente impegnato nella ricerca di fondi e partnership per realizzare il progetto. Tornano in campo domani le formazioni locali di pallavolo impegnate nella terza giornata del campionato di Serie C femminile. La Comal Civitavecchia se la vedrà alle 18.30 al Marconi contro l'Unione Sportiva Dilettantistica Sales. Ancora una gara con poche probabilità di fare punti per la 3PC ASP, che sempre domani ma alle 20 farà visita alla Roma Centro. Partecipazione speciale per Cecilia Pampinella. Come già detto qualche giorno fa, la vice campionessa mondiale ha preso parte alla nuova trasmissione di Amadeus dal titolo Chissà chi è, in onda sul 9. La giovane ragazza era uno dei personaggi che i concorrenti dovevano scoprire, cosa che sono riusciti a fare in tempo breve. Pampinella ha anche parlato della sua passione per il paddle surf e degli importanti risultati che ha raggiunto. Non solo, ha partecipato alla puntata anche il papà Mauro nel ruolo del parente misterioso. Qui però è andata meno bene con i concorrenti, che non sono riusciti a riconoscere Mauro come papà di Cecilia, nonostante le ovvie somiglianze tra i due. Finisce con un secondo posto la partecipazione al trofeo Drive Centro Sud Italia di Antonio Morali, che è stato impegnato lo scorso fine settimana nell'ultima tappa del campionato che si è svolta sul circuito internazionale Sagittario di Latina. Non sono riuscito a fare meglio di così, commenta il pilota del gruppo piloti, ma va bene lo stesso, mi rifarò il prossimo anno. Quindi un altro risultato di valore per il driver locale, che domenica avrà l'ultimo impegno stagionale prima di un periodo di meritato riposo. Conad presenta Il buono del paese. Per cenare da Marta fanno la fila, perché a casa sua trovano il gusto delle specialità regionali. La sua pasta al pesto è come la faceva la nonna, quella di Genova.
e alle serate gourmet. Solo i sapori del territorio. Per gli ospiti sceglie il meglio della tradizione italiana. Il buono del paese Conad. Scopri le offerte in negozio e i vantaggi su spesaonline.conad.it. Dona sangue, dona vita, dona amore. Essere un eroe è più facile di quanto pensi.